Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io ho appena portato i bambini a scuola, stamattina un freddo, la macchina segnava 10 gradi, meno male che mi è venuto in mente di andare a mettere gli zaini in macchina prima di uscire e ho visto che faceva un freddo bello tosto e quindi ho fatto mettere entrambi, sia Daniele che Adale, i pantaloni lunghi e la maglietta maniche lunghe perché 10 gradi faceva un bel freschino. Comunque, bambini portati a scuola, io adesso faccio colazione, credo che mi farò una tisana o qualcosa di simile perché almeno mi scaldo un pochino. Oggi per pranzo, siccome nell'ultima spesa ho preso una tonnellata di verdure e non me ne sono resa conto, andrò a preparare il minestrone, cioè il minestrone, andrò a fare una serie di buste di verdure che poi andrò a congelare e almeno il minestrone pronto, è fresco e so come l'ho fatto e cosa ci ho messo dentro, almeno ci metto le cose che mi piacciono e così smaltisco anche un po' le verdure perché ho esagerato un pochino, infatti ho il frigo pieno, non mi sta più niente dentro e rischio poi di farle andare a male, di buttarle e non mi piace, quindi vado a tagliare tutto quello che voglio mettere dentro il mio minestrone, mi creo le buste e le vado a mettere in freezer. Tra l'altro ieri ho raccolto i primi cachi che stanno cadendo verdi praticamente, cioè stanno cadendo così a terra, è solo che quando poi stanno giù marciscono praticamente subito, quindi se non ci accorgiamo che sono per terra li andiamo a prendere, marciscono e mi spiace. Ne ho presi tre, i primi tre cachi che tra l'altro a noi neanche piacciono, quindi poi li vado a smistare tra i miei e i miei suoceri che invece li amano. E comunque anche se si raccolgono verdi si possono lasciare insieme all'altra frutta e si maturano in pochi giorni, ecco. A noi non piacciono tanto perché sono molli, cioè la consistenza mi dà un po'. Mi piacciono però quelli, i cacomela, parsimon credo si chiamino, che sono quelli belli duri, quindi tagli le tue fettine e non c'è niente di viscido all'interno. Ho tutte ste fisime ogni tanto, io mangio praticamente di tutto, non faccio problemi per nulla, assaggio anche quello che so già che non mi piace perché magari quella preparazione potrebbe invece piacermi. Ad esempio siamo andati a pranzo di lavoro l'altro giorno e c'era una mousse di fegato fatta un po' particolare, diciamo, e io non sono un amante del fegato sinceramente, non mi piace proprio il gusto, però ad esempio il foie gras o queste preparazioni un po' particolari le assaggio sempre, non mi è piaciuto comunque, però l'ho assaggiata. Cerco di insegnare questa cosa anche ai miei figli, non ci sto riuscendo, ma almeno con Daniele non ci sto riuscendo, nel senso che quando lui dice che una roba non gli piace non l'assaggio neanche. E invece Ale, per fortuna almeno lui, assaggia e poi ovviamente se una roba non gli piace, non gli piace, finisce. E questo per dire che mi piacciono i cachi, quelli duri. Vabbè, tutto sto discorsone. Comunque, vado a fare colazione perché poi diventa tardi e poi si inizia la settimana lavorativa. Questa settimana andrò in ufficio martedì e giovedì perché devo un attimo organizzarmi. Claudio andrà in Turchia qualche giorno, quindi saremo soli soletti io e i bambini e basta, devo un attimo capire come organizzarmi per far quadrare un po' tutte le cose. Qualche video fa vi avevo detto che qui a Vercelli c'era la ruota panoramica gigantesca, alla fine non siamo riusciti ad andare, magari questo weekend facciamo un giro se il tempo regge perché sta facendo veramente bello in questi giorni, infatti c'è un'escursione termica fotonica, nel senso che come ho detto al mattino ci sono 10 gradi e poi invece al pomeriggio magari ce ne sono 30 e quindi non si sa più come vestirsi e... Anzi, spero che comunque questo caldo resista ancora almeno un altro mese, perché considerando le bollette che stanno per arrivare, portiamoci avanti ancora un po' questo caldo, perché credetemi, non saranno bei tempi. Comunque, sto anche copertinando i libri di scuola. Se vi interessa vi lascio il link delle copertine che prendo io, le prendo su Amazon, sono molto comode perché hanno già
l'adesivo sui lati, quindi si fissa la parte bassa a livello del libro e si taglia soltanto la parte superiore in eccesso. Comodissime, io prendo sempre quelle e mi trovo veramente bene. E poi volevo segnalarvi anche, per chi ha bambini magari un po' più piccoli che vanno all'asilo o anche all'elementare alla fine, ma vanno bene anche per i centri estivi, le colonie, adesso non so neanche se le colonie ci sono ancora, però comunque vanno bene per un sacco di cose, sono queste etichette. Io le ho prese quando Ale andava al nido, credo, e le ho ancora, non le ho ancora finite, e le attacco sui libri, sui quaderni, gliele avevo attaccate dentro le scarpe. Sono molto carine perché ce ne sono diversi formati all'interno, adesso ve le faccio vedere. E anche di queste qui vi lascio il link qui sotto, perché è un articolo veramente valido. Come ho detto, ce ne sono diversi tipi all'interno, ci sono anche quelle che si stirano nel colletto delle magliette, delle felpe, delle tute, e non vengono via neanche lavandole, sono ottime, adesso ve le faccio vedere. Allora, le etichette sono queste qui, della Ludi Label, vi lascio come vi ho detto qui sotto il link, sono veramente comodissime. Allora, all'interno ci sono le etichette per gli oggetti, quindi gli adesivi per gli oggetti, ce ne sono due pagine. Poi ci sono gli adesivi per le scarpe, che sono fatti così, anche questi ce ne sono due pagine, ma potete utilizzarli anche da mettere in altri posti. E sono questi, sono addirittura diversi per identificare la destra e la sinistra, comunque li potete personalizzare come volete, sia come colore, sia come scritta, sia come disegnini sulle etichette. Adesso ve le faccio vedere così capite cosa intendo. Vedete che c'è il disegnino, le potete fare anche senza disegnino, bianche oppure con altri soggetti, comunque sul sito trovate tutto. Queste qui sono quelle per i vestiti che si attaccano, e poi ci sono queste che sono quelle termoadesive, quindi le attaccate sui vestiti o su quello che volete, poi andate a passare il ferro caldo. Qui dietro c'è un foglio in dotazione che si mette sopra l'etichetta per non andare a rovinarla, e col ferro da siero si attaccano ai tessuti e poi non si tolgono neanche col lavaggio, quindi sono veramente molto molto belle. Questa è la ciotola che andrò a dividere e congelare, adesso chiedo anche ai miei se ne vogliono un po', mentre qui nella pentola a pressione ne ho messo un po' che andrò a cucinare adesso per stasera. Io taglio le verdure grosse, come potete vedere, perché non metto pasta all'interno, quindi mangio minestrone di sole verdure, quindi se sono anche un po' più grosse mi piace così, insomma. Thank you.
minestrone pronto, ho aperto un attimo la pentola a pressione per farvi vedere com'è. Adesso vado poi a spegnere e richiudere e stasera è già pronto per essere mangiato. Ovviamente se a voi piace mettere la pasta potete metterla tranquillamente, io lo preferisco di sola verdura e quindi lo lascerò così, andrò poi a scaldarlo stasera così almeno la cena è già pronta. Allora, lavoro terminato, io stasera mi ero dimenticata di un appuntamento importantissimo, vado a farmi la manicure perché ormai cioè le unghie sono cresciute abbastanza, poi io appena vedo un pochino di ricrescita non lo sopporto. E quindi stasera vado a farmele, ma avevo già preso appuntamento quando sono andata a fare queste, perché so già che in 2 settimane devo andarle a rifare, quindi mi porto avanti con gli appuntamenti perché so già che se aspetto di prenotare il giorno prima non trovo mai posto e finisce che poi mi diventano troppo lunghe, si rompono e mi faccio male e non voglio, e quindi ho prenotato subito e stasera prenoterò già per la prossima volta. Non so bene che colore andare a fare, visto che siamo verso l'autunno, manca qualche ora, pensavo di fare un colore scuro, vediamo, non vi anticipo, non vi spoilerò niente, ve le faccio vedere tra un attimo. Ciao, come state? Tutto bene? Siamo su una ruota panoramica che si è formata. È bellissima, siamo in altissima sopra Vercelli. E si è formata la ruota panoramica. Si gira, è certo, per vedere il panorama. Scendere. Allora, rientrati a casa, siamo andati anche sulla ruota come avete visto, già che eravamo a Vercelli e sono andata a farmi le unghie, le ho fatte così, se si vedono, sono veramente bellissime. E già che eravamo lì a Vercelli, come ho detto, abbiamo colto la palla al balzo e visto che Ale è stato bravissimo dall'estetista, abbiamo fatto un giro sulla ruota, che in realtà poi erano 3 giri con un biglietto, e è stato molto carino perché si vede tutto a Vercelli dall'alto, bellissimo, ho fatto anche un po' di foto, e veramente bello. Ma quanto mi piacciono! Sono bellissime. Sono partita pensando di fare un marrone, poi ho pensato di fare tipo un vinaccio, un bordo scuro, e poi ho visto questo grigio che mi è piaciuto subito tantissimo e allora ho fatto il grigio. Poi avevo in mente di mettere degli Swarovski oppure di fare un'unghia con i brillantini come le precedenti, e invece lei mi ha proposto questa nail art puntinata, veramente molto molto fine, belle, mi piacciono veramente tanto. Allora, siamo al giorno dopo. Oggi volevo mettere online questo vlog, ma mi sono accorta di non aver filmato il finale, quindi di non avervi salutati, e questa cosa non mi piace perché, non lo so, mi sembra che manchi qualcosa. Allora, stasera sono appena arrivata adesso dal lavoro e ho detto filmo subito questa clip così la metto e domani posso mettere subito online il nuovo vlog. E pertanto, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. Siete sempre fantastici perché mi lasciate sempre un sacco di commenti bellissimi sotto ogni video e vi ringrazio tantissimo perché mi fa un immenso piacere. Vi ricordo che per qualsiasi domanda, qualsiasi cosa che nel video magari vi ha incuriosito, volete saperne di più, lasciatemi sotto nei commenti quello che volete sapere e io sapete che vi rispondo sempre in tempo zero o comunque in brevissimo tempo. Perciò vi saluto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!